E siamo tornati in studio e abbiamo portato con noi Andrea, che è stato lì con noi da Hasbro a masterarci questo Hero Quest. Allora, Andrea, io ti chiedo subito anzitutto il tuo background nerd, anche perché so che tu, come me, sei un grande giocatore vecchia data di Hero Quest e Star Quest. Infatti abbiamo anche una partita in sospeso che dobbiamo fare. Ma ti lascio la parola, raccontaci un attimino il tuo background nerd. Dagli albori. Io, visto che il periodo è quello lì giusto, io a 15 anni giocavo a D&D. E i miei 15 anni sono nell'85-86. Quindi Stranger Things è proprio preso in pieno. Grande. Quindi come essere assolutamente real time. Invece Andrea, noi abbiamo parlato un po' anche nel backstage. Io sono molto curiosa perché tu appunto scrivi storie e masteri, ma hai anche riadattato, non so neanche se è la parola giusta, però hai riscritto forse un gioco un po' old school, giusto? Blood Sword. Ecco, Blood Sword, che è la spada insanguinata alla fine. Bellissimo. Era un vecchissimo libro game degli anni 90. Sono stati rieditati qualche anno fa, è uscito un Kickstarter, okay, dove c'era D&D in quinta, e io ho fatto invece un nuovo gioco di ruolo, nuovo in salsa old school, quindi dove si muore facilmente. Bella. Senti Andrea, invece, visto che sei un giocatore di vecchia data, non soltanto old school, ma di vecchia data, insomma, si dice, è un po' uno stereotipo, ma secondo me non è del tutto sbagliato, che il gioco di ruolo insegna qualcosa. C'è qualche competenza, qualcosa che ti ha insegnato il gioco di ruolo, che poi l'hai spesa nella tua vita? Tantissimo. Bellissimo. Io sono manager e guarda, è una cosa incredibile, perché i due ruoli spesso si fondono insieme, perché fare il manager, fare public speaking di fronte a persone è qualcosa che impari fin da piccolo, facendo il master, parlando davanti a 4-5 persone che reagiscono alle tue situazioni, alle situazioni diverse. Quindi ti insegnano il famoso problem solving. Bello. Quindi capire sul momento come muoverti. È una bella palestra. Molto. C'è però un genere preferito, nel senso, io non sono una grande giocatrice di ruolo, però se mi potrei appassionare molto, per dire, magari al gioco di ruolo di The Witcher o a quello di Star Wars, perché mi piacciono molto. Ce n'è uno in particolare che preferisci masterare, anche, o giocare o masterare? Allora, giocare gioco pochissimo, perché purtroppo quando mi metto al tavolo metto in difficoltà le persone, quindi tutti... No, c'è lui, e quindi vanno un po'. Okay, No, potere no. C'è l'ansia da prestazione. Quindi allora preferisco giocare poco, okay, e condenso le giocate in situazioni, insomma, particolari. Dei cameo, come le star. Bravo. Però gioco Cthulhu spesso, quando amo dei giochi, appunto, gioco appunto investigativi, perché tantissimo. Mentre invece, per quanto riguarda il masterare, io dico sempre, sono nato con tre cose: Goonies, Guerre Stellari e Indiana Jones. Tutto quello che riguarda questi tre tipi di giochi, assolutamente io adoro. Ecco. E poi D&D. Fantastico, grazie mille Andrea. Grazie Andrea, Master of Master di nome e de fatto. Speriamo di rivederti al più presto per ripetere l'esperienza fatta oggi da Hasbro, magari anche con qualcosa a tema anime, oppure giocare, tu hai qualche suggerimento. Ma forse Star Wars. No, così assolutamente tempo. Random. Noi basta che giochiamo, siamo felici. Bravi. Anche io, tantissimo. Va bene. Tantissimo. Dadi, li metti tu. Le porto io. Perfetto. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti. Prossima.